Eccoci qui ragazzi con questa seconda puntata, secondo tutorial su come ottenere delle prestazioni migliori dal vostro notebook. Nel primo di questi contenuti vi ho spiegato come andare a pulire e effettuare una manutenzione, diciamo, regolare del vostro notebook, andando anche tra l'altro a cambiare la pasta termica. In questa puntata, potremmo definirla così, invece vi mostrerò come sostituendo alcuni componenti è possibile migliorare di molto le prestazioni di quello che potremmo definire come il classico cardenzone domestico, quindi il classico notebook con ormai un po' di anni sulle spalle che sicuramente molti di voi avranno ancora a casa da utilizzare, diciamo, all'interno delle vostre quattro mura, magari per i figli, per i compiti, per la didattica online e tutte queste cosine qui dove non è richiesta tanta potenza, ma dove comunque avere un notebook aggiornato può essere sicuramente rilevante. Cominciamo mostrando che cosa serve per compiere questa operazione. Anzitutto il classico kit di smontaggio che vi ho fatto vedere anche l'altra volta, il nostro è quello di iFixit, non è necessario acquistare per forza questo, online ne trovate tantissimi anche di qualità comparabile a prezzi magari un pochino inferiori. Il secondo oggetto che vi servirà è poi questo, ovvero un enclosure per hard disk, nel nostro caso da 3,5 pollici, ma immagino anche nel vostro perché solitamente nei portatili troviamo degli hard disk di queste dimensioni. Perché utilizzo un enclosure per effettuare l'operazione di clonazione del disco e non un adattatore da SATA a USB? Perché comunque se è un'operazione che dovete effettuare una volta sola, l'adattatore da SATA a USB poi vi sarà sostanzialmente inutile, mentre questo lo potete riutilizzare inserendo proprio il disco meccanico che avete all'interno del vostro notebook, magari poi formattandolo per avere a tutti gli effetti quello che sarà un hard disk esterno dove inserire i vostri dati. E poi ovviamente se volete aumentare anche la RAM, io ve lo consiglio specialmente perché il sistema operativo Windows e molti dei suoi applicativi come ad esempio i browser e in particolare Chrome ormai sono, diciamo, abbastanza avidi di RAM, ne utilizzano molte, quindi i 4 giga che solamente troviamo a bordo di questi cardenzoni non sono più, diciamo, sufficienti. Nel mio caso abbiamo già 4 giga saldati sulla scheda madre, ma abbiamo disponibile uno slot per l'espansione e quindi io ho comprato un modulo da altri 4 giga per arrivare a 8. Ovviamente prima controllate la frequenza delle RAM che avete a bordo, cercate di acquistare delle RAM con la stessa frequenza, semplicemente poi andremo a inserirlo e ad aumentare, quindi nel nostro caso raddoppiare la RAM a disposizione. Il prezzo di questo modulo di RAM è di circa 20 euro, ma se volete avete anche il pacchetto con due moduli sempre da 4 giga per arrivare a un totale di 8 nel caso in cui magari abbiate due slot disponibili, e in quel caso vi consiglio di sostituire entrambe le RAM. In quel caso paghiamo più o meno 30-35 euro e quindi con un costo totale di 70-80 euro per il disco e la RAM più una ventina di euro per il nostro enclosure per il disco arriviamo a una spesa di più o meno 100 euro per riportare a nuovo il vostro notebook. Abbiamo inserito l'SSD all'interno del nostro enclosure collegato ovviamente all'USB del notebook e andiamo ad avviare la clonazione del disco. Io come software utilizzo Macrium Reflect, che nella versione gratuita ci permette di compiere questa operazione. Ci sono altri software, io mi sono sempre trovato bene con Macrium Reflect, quindi utilizzo questo, ma se voi avete familiarità con altri software potete benissimo utilizzarne degli altri, nessuno ve lo vieta. Ok, la clonazione è partita, noi stiamo facendo una clonazione del disco per ritrovarci esattamente lo stesso sistema operativo allo stesso stato nel quale l'abbiamo lasciato una volta che andremo a sostituire il nostro hard disk meccanico con l'SSD. Potete effettuare questa operazione se volete conservare tutti i dati e il sistema operativo esattamente com'è nel momento in cui andate appunto a sostituire il disco, oppure, operazione consigliata, salvate i vostri dati da qualche parte e effettuate un'installazione pulita del sistema operativo. Ma di questo vi parleremo poi in un'altra guida. Eccoci qua, allora abbiamo completato la clonazione del disco sul nostro SSD, ora andiamo ad inserirlo all'interno del PC insieme al nostro banco di RAM aggiuntivo. Nel nostro caso è bastato togliere due viti, poi fare scorrere lo sportellino e si ha subito accesso al vano. Altri notebook magari hanno la necessità di dover togliere tutto quanto il pezzo in plastica che trovate sul fondo, dipende un po' dal modello che avete a vostra disposizione, vedete un po' come è fatto e gestitelo di conseguenza. Ora andiamo a rimuovere il nostro disco che abbiamo qui sul lato sinistro, togliamo le viti che trattengono il cassettino all'interno del quale è inserito il nostro disco, facciamo scorrere
Ed eccolo qui, abbiamo rimosso il nostro hard disk. Ora, potremmo anche inserire direttamente così l'SSD, ma siccome vogliamo fare le cose fatte bene, andiamo a estrarre il disco dal cassettino e poi a inserire l'SSD all'interno dello stesso. Sostituito l'SSD, è l'ora della RAM. Operazione completata e ora andiamo a rimisurare il tempo di accensione. Ragazzi, dai, operazione completata, siamo passati da 5 minuti a 47 necessari per l'accensione a soli 47 secondi. Abbiamo ridotto il tempo di accensione di ben 6 volte, soltanto sostituendo l'SSD e aggiungendo un pochino di RAM. Questo però era solo uno dei contenuti di questa serie riguardante la manutenzione e l'ottimizzazione del laptop. Ne abbiamo già pubblicato uno sulla pulizia e la sostituzione della pasta termica, che vi linko qui sotto in descrizione. Ne arriverà poi un altro sull'installazione pulita del sistema operativo, come vi ho detto poco fa, e un ulteriore sull'ottimizzazione software, quindi l'eliminazione di tutti i bloatware, la cancellazione dei dati che non vi servono più e un pochino di altre cose davvero stuzzicanti. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un bel like qui sotto nei commenti, scrivimi anche cosa ne pensi di questa serie, se questi video sono utili. Ovviamente iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche, così che ogni qualvolta pubblichiamo un video di questa serie verrai subito avvisato. Ciao e alla prossima!